Popolo, bentornati. Oggi andremo a fare un nuovo format, ossia andremo a restaurare questa piccola pit bike. Più che restaurare, andremo a fare qualche lavoretto che è stato, diciamo, rimandato nel tempo e si sono accumulati un po' di lavori, sostituzione delle guaine, qualche vite da sostituire. Andremo a aprire anche il blocco, vedremo se è tutto a posto. Quindi, se non volete perdervi tutto il programma e tutti i video che andrò a fare, iscrivetevi e attivate la campanella. Adesso andiamo a smontare. La prima cosa che inizieremo a fare è smontare tutte le carene. Con una 10 per il momento andremo a togliere tutti i bulloncini. Andiamo dall'altro lato. Rimosse le plastiche, andremo a rimuovere anche il serbatoio e poi proseguiremo con le plastiche anteriori. Rimosse tutte le viti che teniamo il serbatoio, andremo a chiudere il rubinetto del serbatoio e andremo a staccare il tubo che collega il serbatoio al carburatore. Tolte tutte le carene, ora andremo a staccare tutta la parte elettrica, ossia la centralina, che è questa qua, la bobina della candela, che è questa qua. Seguendo questo cavo troveremo il pulsante on off della nostra pit bike e da questa parte andremo ad attaccare lo statore che si trova all'interno del nostro blocco. Per prima cosa andiamo a staccare i fili, ovviamente sono coperti, quindi fate attenzione perché se sono cotti potrebbe succedere che vi rimangano in mano. Ecco la nostra bobina smontata. E invece questo è la nostra centralina. Questa invece è la nostra centralina. Le carene e l'impianto elettrico sono stati smontati. Ora per il prossimo episodio andremo a smontare il blocco della nostra pit bike, quindi se non volete perdervi i prossimi episodi iscrivetevi, è un semplice click per voi ma è un grande sostegno per noi, e attivate la campanella così vi arriveranno le prossime notifiche. Ciao ciao!